Sì, ciao Enzo, sono Massimo. Ciao Massimo, ciao. Un saluto da Gigi. Senti, Grazie. Enzo, due domande volevo porvi. La prima è se non ritenete che sia già troppo tardi proporre un rinnovo di contratto a Torrente, perché secondo me, come sta giocando il Bari, insomma, gli osservatori hanno occhio lungo, quindi sicuramente qualche squadra l'ha già messo nella sua agenda. Mentre volevo dirvi che l'acquisto di Fedato, secondo me, deve incoraggiare la società, e in primis Angelozzi, a cercare soprattutto nelle serie minori e non in Sud America, come vedi l'affare Aprile, che non abbiamo ancora avuto il piacere di vederlo. Secondo me nell'eccellenza può pescare qualche punta veramente all'altezza della Serie B. Grazie, Enzo. Grazie, io sono d'accordissimo con te, mi piacciono queste operazioni, complimenti ad Angelozzi che l'ha portata a termine, credo in condominio col Catania, Sì. in condominio col Catania. Sono meno d'accordo quando si prendono dei carneati, io non voglio giudicare Aprile perché non ho mai visto giocare, l'ho visto soltanto in alcune immagini, però è chiaro che se Torrente dà fiducia a un ragazzo che giochi in eccellenza, che giocava in eccellenza e non dà fiducia perché Aprile in questo momento ha totalizzato 0 minuti di presenza, insomma, devo pensare che c'è qualcosa che non va, perché altrimenti io capisco l'ambientamento, capisco tutto. Però 0 minuti in 3 mesi per uno che arriva dall'Uruguay, insomma, minimo qualche riflessione va fatta. C'è un amico in linea, pronto? 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 Abbiamo l'avvocato De Nicolo? Sì, Piero De Nicolo, buon Buonasera. pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Legale di Fashion District. Ma non solo, anche, come dire, un uomo di calcio, perché fa parte dell'ufficio tesseramenti della FIGC, no? Sì. C'è Gigi Ciao Presini Piero, con te, buonasera. però Ciao Gigi, ciao, vogliamo buonasera. proprio accennare, l'abbiamo fatto nei giorni scorsi, però domani viene, come dire, suggellato questo accordo con il Bari da secondi sponsor, anche se al Bari manca al momento il primo, quindi a tutti gli effetti, se non altro come dire, per ingresso siete i primi sponsor, quelli che avete dato fiducia. Ecco, dare fiducia in questo momento a una squadra come il Bari. Nel momento in cui invece molti sono fuggiti da quella maglia, fondamentalmente, per una serie di motivi, non ultimo il fatto che il Bari era accostato al discorso del calcio scommesse, insomma, che segnale è? Che segnale vuol dare Fashion District con questa sponsorizzazione? Se dessi una mia risposta personale la darei da tifoso e quindi sarebbe molto poco rispettosa invece di scelte che fa una società che è una diretta emanazione di una società quotata in borsa, una delle più vecchie società quotate in borsa in Italia, e che fa un discorso anche di business, soprattutto di business. Il Bari è una società che ha delle grandi possibilità, ha delle grandissime potenzialità come bacino d'utenza. Ha un calore di un grande pubblico, e qua purtroppo il tifoso viene fuori quando dice queste cose. Queste condizioni sono state verificate da una società come Fashion District, che ha interessi diretti su questo territorio con l'outlet, con il grande outlet di Molfetta, e la sintesi delle potenzialità del Bari, della sua storia e di quello che il nostro territorio riconosce alla società portano delle società che hanno sedi anche abbastanza lontane, la sede di Fashion District a Brescia, ad investire su questo territorio, sperando che allo sforzo economico si aggiungano anche risultati sportivi. Per te sul piano personale, che soddisfazione vedere, diciamo, una società. Insomma, tu sei un po', no, un po' l'artefice, voglio dire, il tramite di questa operazione. Ci hai messo la No, passione da questo. tifoso e poi anche, No, immagino, questo. anche la razionalità nel capire che poteva essere un buon investimento, no? No, questo non è giusto, nel senso che non sono l'unico che ci ha creduto, ci hanno creduto in molti. In questo devo anche dire, trovando da parte della società e del Bari una grande disponibilità. Non conoscevo il dottor Galzelli prima degli incontri professionali che ho avuto con lui, non conoscevo lo staff se non marginalmente. E abbiamo trovato dei grandi professionisti e vi assicuro che su questo territorio non è facile. Abbiamo trovato una società che ha dimostrato una notevole elasticità anche nella conduzione di una trattativa che poteva decidersi in alcuni momenti, invece è sempre stata molto fluida, molto elastica, anche perché probabilmente le parti si sono piaciute Infatti. subito. Riteniamo che sia un primo passo avanti importante perché il Bari possa uscire dai recinti che lo stringono su questo territorio e aprirsi, anche per questo un attimo,
lo schema che si è prefissato e possa aprirsi anche alle esperienze più importanti, più grandi che vanno fuori dal territorio cittadino, provinciale, regionale. Noi purtroppo non abbiamo molto tempo a disposizione, stiamo per chiudere. Non so se Gigi vuole salutarti, No, anche volevo se mi salutare sentite. Piero, in bocca al lupo per questa tua Grazie. iniziativa. Ciao, buona serata a tutti. Grazie, grazie all'avvocato De Nicolo. Noi siamo quasi in dirittura d'arrivo, come sempre devo farti la domanda. Bari-Modena all'ora del ragù. Fino a Con questo. molta tranquillità, io rinuncerei tranquillamente al canonico ragù che mi prepara le mie sorelle, perché praticamente sono il vacantino grande di casa, insomma, però avviserò mia sorella, insomma. Che squadra è il Modena? Una squadra Ma insomma, una insidiosa. squadra che praticamente ha un buon allenatore, che ha fatto sempre il secondo a Mialic e gli Marcolin. altri, Marcolin, ed è una buona squadra. Domenica ha sbagliato il rigore sull'1 a 1, che si faceva gol, andava a 24 punti. È una buona squadra di uno che secondo me può inserirsi, però se il Bari gioca con la stessa cattiveria, con la determinazione con cui è riuscito a superare l'impasse delle tre sconfitte, non ci dovrebbe essere problemi. Io prima di salutarvi una piccola riflessione. Io sono stato sempre dell'idea, sono dell'idea, che non è vero che Andrea Masiello abbia fatto apposta l'autogol contro il Lecce. Ho la mia idea personale che per rafforzare la sua posizione di pentito, Masiello ne ha combinati tutti i colori, però quello, ieri vedendo l'autogol di Bovo mi sono reso conto di come si possa fare autogol anche in quel modo. L'autogol è molto simile a quello che fece Andrea Masiello, Beh, sbaglio, eh? Bovo stava cadendo, vabbè, in linea di massima, però Enzo adesso, a prescindere, il problema di Andrea Masiello è come si fa a essere nominato capitano della squadra e vendersi le partite. Io questo non lo No, ma su concepisco. questo non ci piove. Masiello va radiato dal Non lo calcio. Va radiato dal purtroppo. calcio. Però temo che il fatto di dire ho fatto l'autogol apposta con Lecce, anche perché non dimentichiamo, non l'ha detto subito, ha mandato un biglietto, sia per rafforzare la propria posizione di pentito. Perché più sei pentito, e più ti agevolano sul fronte Scienza, della però giustizia. io Sì. no, proprio a prescindere tutto, pentito o non pentito, ma con quale spirito? Fra 2 anni qualcuno tesserà Masiello, il momento in cui Eppure vedrai sì, che ci faranno sarà. la. Però Enzo, Vedrai che ci il sarà. Appunto. momento in cui Masiello gli arriva una palla sulla testa, la passa indietro al portiere, che Stop. succede? Lasciamoci con questo dubbio. Domani. Ciao. I got a feeling. Ooh.